Dopo appena due giornate di campionato restano in tre le squadre a punteggio pieno nel girone C della seconda categoria. Sono esattamente la Polisportiva Panerbite, l'Amatore Le Castella e il New Sporting di Crotone. Le tre squadre danno seguito alla vittoria della prima giornata e appunto guidano con 6 punti sul resto della compagnia. Da segnalare la vittoria esterna dell'Amatori Le Castella nell'anticipo delle 10.30 di domenica sul Real Janò nel campo del Verdoliva, la vittoria dello Sporting di Crotone che va a vincere a Torre Melissa per 2-1 e la vittoria della Polisportiva Palermiti 3-2 nel derby contro la Nuova Valle. Come la settimana scorsa sono 5 le vittorie delle squadre e 2 invece i pareggi. Da segnalare quello tra Petronas e il Salese che in pratica relega le due squadre alla posizione di seconda in classifica con 4 punti, erano le altre due squadre che avevano vinto la prima giornata, mentre c'è l'altro pareggio tra il Real Cropani e lo Sporting Cacuri. Da segnalare la vittoria nettissima della Maroni contro lo Schillegion nel secondo derby del Catanzarese, del comprensorio nostro per appunto le squadre del Catanzarese, lavarono 5-0 contro lo Schillegion con una addirittura tripletta di Ruggero. Nell'altro derby, come dicevamo, quello tra la Polisportiva Palermiti e la Nuova Valle, è stato abbastanza agevole la gara, anche se il risultato, il punteggio probabilmente 3-2 non dice della superiorità dei padroni di casa, che potevano tranquillamente ottenere qualche gol in più se non avessero sbagliato diverse occasioni. E poi, come si dice nel calcio, certe volte si rischia anche di poter perdere o addirittura di essere raggiunti sul pareggio. Così la Nuova Valle con un'autorete si era portata sul 3-2, poi non ha avuto la forza di poter risalire la china e il punteggio finale è stato quello a favore dei padroni di casa del mister Maurizio D'Amico. E quindi seconda giornata di campionato e quantomeno vengono rispettate quelle che erano si diceva all'inizio del campionato, con queste squadre che per il momento sembrano essere le più forti. Già domenica, da sabato anzi per la precisione, ci sarà la redderazione, ma come si dice, per la Polisportiva Palermitica, che dovrà andare a giocare a Sersale contro la seconda in classifica, col Sersalese che ha 4 punti. Vedremo di che pasta è fatta la squadra del presidente Truglia.